World of Final Fantasy è una scommessa per Square Enix. Con il 15° capitolo della celebre saga ormai alle porte, questo spin-off cerca di avvicinare al marchio una nuova generazione di giocatori e allo stesso tempo si presenta come un imperdibile appuntamento per tutti i veterani che hanno passato notti insonni insieme a Claude e Locke. Cercando di accontentare un po' tutti, World of Final Fantasy mette sul piatto meccaniche storiche consolidate come l'uso dell'Active Time Battle durante i combattimenti, fianco a fianco a un character design CV simile a quello di Pictologica Final Fantasy, un puzzle game per cellulari assai popolare in Giappone. Il risultato è apprezzabile, forte di una resa audiovisiva riuscita che affianca una grafica pulita e colorata, una colonna sonora a cavallo tra passato e presente. Il sistema di combattimento fa la gioia dei fan di Pokémon e affini, con circa 200 mostri da catturare, allevare e schierare in battaglia assieme ai fratelli Lan e Rain, alla ricerca di combinazioni speciali con cui sbloccare attacchi e tecniche sempre più potenti. World of Final Fantasy non è però esente da difetti, riconducibili principalmente ad alcune scelte anacronistiche come gli scontri casuali e l'impossibilità di ruotare liberamente la telecamera, assieme a un livello di difficoltà quasi sempre tarato verso il basso che permette di arrivare alla fine dell'avventura senza troppi sforzi. A questo si aggiunge il ritmo di gioco, chiaramente votato al dungeon crawling e alle collezioni di mostriciattoli come insegna il mantra Gorakece Mall, a discapito però del contorno. È presente un hub dove fare acquisti e svolgere attività secondarie, ma tutte le città del gioco appaiono spoglie, trascurate e prive di qualunque tipo di interazione che non sia il dialogo con i personaggi non giocanti. Tuttavia l'ampia rosa di side quest e combattimenti opzionali sa allungare a dovere la longevità, arrivando a raddoppiare le 40 ore circa necessarie altrimenti per terminare l'avventura tutta d'un fiato. Chi ama la saga creata da Hironobu Sakaguchi avrà del resto pane per i suoi denti, con un bestiario e un'ambientazione che omaggiano continuamente il lore della serie tra ammiccamenti e citazioni, mentre l'avventura dei due inediti protagonisti sa mantenere alta l'attenzione, con una narrazione sempre interessante anche grazie a un meritevole cast. Gli ospiti d'onore al banchetto sono ovviamente i personaggi chiave della saga, che potranno essere chiamati a dar manforte ai giocatori con devastanti attacchi e utilissimi buff. Restando in tema di evocazioni, possiamo inoltre scatenare in battaglia celebri mostri dalle ragguardevoli dimensioni come Cerbero, che allontaneranno dall'azione gli altri miraggi per combattere di persona assieme ai protagonisti. World of Final Fantasy svolge bene il suo lavoro, mettendo assieme un gran galà dedicato a uno dei giochi di ruolo nipponici più amati in Occidente, e si presenta come l'ideale compendio all'ultimissimo capitolo della saga che, salvo ulteriori complicazioni, approderà sui nostri monitor a fine novembre. Una ghiotta occasione per assaporare le atmosfere della serie da un punto di vista classico, conservativo e allo stesso tempo fresco, in attesa dei fuochi di artificio promessi dall'avventura di Noctis e compagni.